Ma io volevo andare ad aiutare questi qua prima, anche se sono un po' la missione secondaria, però mentre ci siamo. E così finalmente cominciamo per davvero il terzo capitolo dopo ben tre live. Dove finalmente si gioca per davvero. Ah, c'è questa sulla strada che mi vuole. E che cazzo? Cioè, perché devi essere sulla mappa per dirmi salve? Boh. Salve al pulcino, benvenuto! Ti faccio lo shoutout più bello del mondo. Non so se anche tu l'hai mai visto, ma comunque. Ecco qua. Ebbene sì. Per qualche strana ragione non è comparso il logo, però. Perché dovrebbe apparire su schermo anche il logo del tuo canale, strano. Vabbè. Ok, ti piace anche a te Assassin's Creed? Purtroppo c'è solo un gioco gratis, benissimo, benissimo. Purtroppo c'è solo un gioco gratis di Assassin's Creed, ovvero Bloodlines, perché non so se lo sai, ma appunto tutti i giochi PSP sono gratis e quindi ci rientra anche Assassin's Creed Bloodlines, se ti interessa. Aia. Sto arrivando, con calma. Salve! E allora? Ah, un pochino trasmette la rabbia, è figo. No! Arrivo, eh! Eppala! Oh, e muoviti però, sta aspettando quello là. Lo ammazzi per cortesia, grazie, gentilissimo. Eppola. No, questo qua è un fenomeno. No. Dai, uccidi, 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 uccidi. Questo qua è il più difficile di tutti a ucciderlo perché ogni volta ti placca e ti respinge. Ma perché al 2 poi? Che tra l'altro, almeno di Borderwood, che sarebbe il 2 migliorato, sarebbe già qualcosa. Però mi fermo se al 2 è veramente bruttino. Però Bloodlines in realtà da loro dovrebbe anche piacerti perché sarebbe il sequel diretto del primo, dove appunto si parla anche di come Altair si è innamorato di Maria, che poi vediamo in Revelations, tra l'altro. Salve Marco. Grazie. Stai bene? Però spero che rimaniate, ovviamente, perché c'è, cioè, questo è il concetto, perché poi vedo sempre che siete di passaggio, già ve ne andate. Rimanete per cortesia, Di solito che possiamo parlare di tantissime cose. deciso di punirmi in questo modo. Perché tra l'altro al pulcino non so se lo sai, ma io sviluppo videogiochi, faccio musica rap, recensisco film vecchi dimenticati, tutto su YouTube, ovviamente. Ma appena avrò pubblico, la mia intenzione è ovviamente di portare tutte queste cose anche qua su Twitch. Ti ringrazio ancora. Sì, non li ho messi sulla lista, ma potrei, sì, solo che non. Sì, faccio musica rap. Il problema è che io volevo cominciare Tomb Raider, ma il primo sulla PS1 crasha e non so il perché. Capisco che poi dalla PS2 non sono collegati, però per completezza mi sarebbe piaciuto partire dal primo, poi è veramente difficile rigiocarlo. Ah, davvero? Un'idea allettante. A posto. Sì, sostanzialmente ogni volta che serviamo qualcuno poi ci aiuta più del dovuto. Tipo lui che si mette a costruire casse e barili per noi. Sì, su YouTube mi trovi come Mastime se ti interessa. Anzi, ma perché c'ho il comando. C'ho il comando, scusa, eh. Tipo punto esclamativo rap, giusto? Esatto.
Sì, no, lo so. Infatti, ecco, allora, dei reboot invece ho solo il primo e quindi mi mancherebbe tutto. Però sono ovviamente intenzionato a comprarli perché mi interessa, ovviamente. Però aspetto sempre tipo uno sconto dell'instant gaming e queste cose qui. Lo so. Ma in realtà su PS2 non mi sembrano malaccio, eh. Poi in realtà appunto quello rifatto da Square Enix non mi dispiacciono in realtà. Poi tra l'altro Marco, non so se hai visto, ma ieri avevo anche portato Detroit Become Human. Tra mille crash che succede, cioè, in realtà laggava solo. Nonostante io avessi messo tutto a basso, perché giustamente la qualità rimaneva alta e quindi giustamente laggava lo stesso, perché se rimane alta va da sé. Però è l'unico gioco che per la prima volta ho messo tutto a minimo. Pure questo Assassin's Creed 3 sta tutto a medio. Quindi è stranissima la cosa. Poi tra l'altro al Pulcino non so se capita anche a te, ma io sono, diciamo, tra virgolette, famoso su Twitch per essere il sottofondo degli altri. Mi sono capitati. Cioè, per carità, ovviamente uno si accontenta anche, però non ho mai sentito qualcuno come me che ha che è il sottofondo di tutti i suoi spettatori. Tutti quelli che lo guardano tengono in sottofondo. Io capisco che la gente abbia altro da fare, però dico, lo so, è una cosa più in generale, chiaramente. Mi stupisce il fatto che neanche uno mi segue attivamente. Per carità, è chiaro che tutti hanno le cose da fare, però capite che è un discorso diverso il mio. Il Viorene che non era male. Sì, lo so, me ne hanno già parlato. E anche quell'altro lì. Non Prison Break, buonanotte. Quell'altro, che non mi ricordo come si chiama. Che tra l'altro l'avevo anche scaricato quell'altro, solo che non mi ricordo come si chiama. Che però non mi partiva perché l'avevo scaricato da Windows Store pagandolo. E, però non funzionava. Allora ho scritto all'assistenza. E mi dicono che Windows Store non prevede rimborso perché i giochi vengono considerati come beni finali, cioè una paraculata gigantesca. E allora, visto che però cagava abbastanza il cazzo, mi dicevano: va bene, dai, per stavolta ti rimborsiamo. Scusa, se non mi parte il gioco. Anche perché poi mi avevano poi risposto una cosa clamorosa, ovvero non ci risulta che Quantum Break, ecco come si chiama, Quantum Break è disponibile su Xbox, su PC dovrebbe essere un'esclusiva Xbox. E allora tu me lo fai vedere da PC, se non riesci a fare i siti, mica è colpa mia, io l'ho scaricato perché l'ho visto, cioè che cosa vuol dire, non si sa. Comunque, oh, adesso cominciamo per la vostra felicità con le navi, un concetto che sarà poi potente ovviamente dal 4, come sapete. Però già qui, come ben sapete, dato che hanno introdotto la cosa di andare sugli alberi, le missioni sono effettivamente più facili sugli alberi, perché ci teneva tanto l'Ubisoft che usavamo gli alberi all'epoca. Ma si è fin troppi su Twitch, ognuno vuole fare la sua fetta della torta, io ho anche 20 followers, ma faccio il suo aspettato. Infatti ti capisco. Però poi la cosa bella è che non cambia assolutamente nulla dall'affiliato. Cioè, in realtà il fatto che tu sia affiliato è vero, sembra che non cambi nulla, semplicemente sei da tanto che streami e quindi ti arriva più gente, ma a prescindere da come sei, quindi. Sì, esatto, quello io. E mi mancano gli altri due, in realtà. Purtroppo. Poi, da partner cambia tutto. Quello è vero. Non capisci la lingua del re? Non ti avevo visto, vecchio. Avrei messo un po' in ordine se mi avvisavi che venivi. Il ragazzo si chiama Connor. È qui per restaurare la proprietà. Restaurare? E tra l'altro, Scusa per prima. Stream Elements non funziona bene perché in realtà la barra energetica dovrebbe sparire. Comunque funziona che. Ah, ok. Qualcuno ha fatto un'azione. Boh, non si sa. Praticamente, questa barra energetica che hai visto al pulcino sarebbe il boss da sconfiggere che si. Salve Ale Pagano 97, benvenuto. Spero che ti piacciono i giochi che porto, compreso anche a te al pulcino, ovviamente.
E che dire, sono uno sviluppatore di videogiochi, faccio musica rap, ho anche un canale YouTube dove gioco, ad altri giochi, soprattutto indie e retro. E poi ho anche un canale, un profilo Wattpad dove scrivo storie, il profilo Udemy dove ci sono vari tutorial, basta fare punto esclamativo command e escono tutti i comandi. Comunque stavo spiegando, la barra energetica che vedete comparire compare quando si follow, si dona, ci si abbona, eccetera, e si esaurisce di un tot la barra energetica. Chi riesce a sconfiggere il boss avrà la mia pubblicità gratuita, ovvero apparirà lui come boss da sconfiggere con lo stesso procedimento, ma ci sarà la foto del suo profilo di Twitch qua dove avete visto la mia. Ok, Chiami il ragazzo. ciao al pulcino. Oh, la ciurma. Vorrei tanto ritornare a quei tempi, perché anche rigiocarlo non riesce tantissimo a coinvolgermi. Spero tantissimo in Black Flag, perché Black Flag è stata la storia più commovente che io abbia mai visto su Assassin's Creed, e quindi, diciamo, è un po' la mia prova finale, cioè se non mi convince quello, cioè se non, ancora oggi non, Black Flag non riesce a trasportarmi con la trama, c'è qualcosa che non va. Il 3 più o meno, sì, boh, è il classico Pocahontas al maschile, però. Non male, però. Anche perché del 3 mi porto sempre dietro il ricordo delle camminate sulla neve che quasi quasi mi affatico col personaggio. Perché si cammina, e si cammina, e si cammina. Ogni quanto Twitch aggiorna le statistiche dei canali, vorrei scrivere. Che ne so io. Penso dopo un po' che hai interrotto lo streaming, ma questo non lo so veramente. Cioè, che strana domanda. Quindi sviluppo per lo più giochi in Unity, infatti domani, come sapete, continuo il mio remake di Space Invaders. Si sta icando. Ok. Ah, eccoti qui. Devo mostrarti una cosa. Vieni, guarda qui. Che La cos'è? grafica poi non è male comunque ancora Un oggi, eh. registro. Serve a gestire gli affari della tenuta. E questi? Sono passati anni. Prima della brucellosi, prima dei templari, prima che tutto crollasse. Ma è acqua passata. Meglio concentrarci sul nostro futuro. Prendi il libro mastro e ti mostrerò come funziona. Oh, ste cose sono fatte poi meglio nel 4, come sempre. Ma sono obbligato. Ok. Seleziona il menu commercio, ok. Ok. Vada. Perché ci mette un po' a selezionare? Vai! Tanto non lo farò mai più, sappiatelo. Poi c'è stato il film di Warcraft, non so perché erano. Che non erano male. Non l'ho mai visto. Ho visto parecchi film, ma non quello. Però. Ho sempre paura che se dico, che ne so, l'invasione degli ultracorpi, che è un capolavoro, la gente mi dice, ma cos'è? Ma che film è? Non li ho mai Tempo sentiti. correva È violento. solo una delle icone del genere di fantascienza, ma la Addestramenti. gente mi chiede, che sono gli ultracorpi? Ma che è? Si Nel poco mangiano? tempo libero che Achille mi concedeva, indagavo sui Templari, su Charles Lee e mio padre. Che succede? Volevo affrontarli, sventare i loro piani, garantire al mio popolo pace Ma perché duratura. sei sparito? Non ho capito. Sapevo che era presto, che attaccandoli allora mi sarei fatto uccidere. Sì, l'aveva detto anche Achille prima, perché lo ribadisce? Pazienza, misura. Queste erano le virtù più ardue da apprendere. Ma con il tempo riuscii ad assimilarle. I giorni divennero mesi e i mesi anni. La mia abilità e la mia conoscenza crescevano. E non so se lo sapete, ma c'è un personaggio inaspettato che ha iniziato a fare rap, ovvero The Rock, in un featuring con, non so se era proprio 6ix9ine, comunque, c'è
c'è un pezzo dove lui. Tra l'altro è anche bravo. E mi sembra anche che abbia fatto un pezzo impegnato. Salvo un par per due. Niente, niente. Stream Elements è morto. Niente, è andata così, raga, è andata così. Ma non mi esce neanche lo shoutout. Cioè, mi risponde, ma non mi appare lo shoutout sulla, sulla live. Che palle, Stream Elements. E quindi ci si accontenta. Perché infatti, giustamente uno dice. Cioè, mi era già successo che il bot facesse apparire su schermo il canale ma non rispondesse. Adesso succede il contrario: risponde ma non appare su schermo. Adesso appare, perfetto, perfetto. Almeno questo funziona. Bene, bene. Essere equipaggiata con il canone, bisogna anche reclutare gli ufficiali per iniziare questa missione navale. Mi stai dicendo che non ho fatto nulla di tutto questo? Ah, no, 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 ok, quello che bisogna fare, immagino, ok. Vieni a Figurati, figurati. gli occhi, ragazzo. No, 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 col piede destro, mai con il sinistro. Porta male. Io entrerei col piede sinistro perché mi metto col piede destro, però. E se sali sul ponte con i piedi uniti, cosa vuol dire? Non si sa. Beh, solida. Che esperto. Leggera e agile. Arriva a 12 nodi se c'è vento. Non c'è nave da qui a Singapore che possa batterla. Che ne dici di portarla al largo e scoprire cosa è in grado di fare? Dove dovremmo andare? Al momento. Oh, cominciamo a combattere con le navi. Io ci sclero sempre. Perché finché è 1v1 si può fare, ma quando ti accerchiano è la fine. Proprio come è impostato il gameplay, che ti devi voltare verso una nave per sparare, è la fine, perché dall'alto ti attaccano e sei scoperto. Dentro, forza uomini! Vediamo di Alien spingere Isolation. l'area Allora, Fallout e Bioshock, scritti un po' meglio, comunque. Non ci ho mai pensato, e Alien Isolation l'ho provato a portare. E non lo porto mai più. Però comunque, se ti ricordi Marco, che l'ho ripetuto anche 1000 volte, c'è la game list qua sotto. L'ho fatta per voi, oltre che per me. Che fa vedere sia i giochi che ho fatto che quelli che sono in programma. Quindi, in questo modo, potete consigliarmi dei giochi vedendo anche se sono già in programma o meno. Cosa c'è Assassin's Creed 3? Cosa c'hai? Cosa c'hai adesso? Che sei un gioco vecchissimo. Porca miseria, sei un po' più retro come gioco, non puoi laggare. Ragazzo, è il tuo momento. Siamo pronti a navigare? Su, andiamo, non morte mica. Carichi. Vele. Oh yes. Non subire danni, haha. Tornata a volare. La senti, ragazzo? Fai rotta per Martha's Vineyard. Troveremo armi e uomini laggiù. È una nave agile, ma più va veloce, più La nave è un casino di missioni. devi avere la In realtà possibilità nel 3 non di tanto. in mare Però aperto. ci prepara per il quarto, che si basa sulle navi, essendo nell'era dei pirati. Poi il 5 più o meno, perché ha metà missioni navali, metà missioni su terra. Perché appunto l'ordine sarebbe 4-5-3 da giocare. Sarebbe questo l'ordine. Quindi già in realtà in Rogue stavano già tramontando le navi. Perché è nel 4 che c'è proprio la più grande esplosione di navi, in tutti i sensi. A minare le Rallentiamo a mezze vele. Serve più vele. velocità. No, 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 scherzavo. Fermiamoci. Stai calmo. Va bene così, va bene così. Quanto ci scommettete che qualcosa mi colpisce? Non so se fare un pronostico. Però scommetto che qualche nave mi colpirà. Qualcosa, insomma, anche uno scoglio, qualcosa. Ora punta verso le acque basse. Ma non devi provocare la sorte! Banchi di sabbia ci rallenterebbero soltanto. Puntami, pu dammi il punto e poi partiamo. Se devi virare in fretta, vai di mezze vele. Sarà
sarà più manovrabile così. Dammi il punto. Ok, grazie. Mezze vele, uomini. Non avevano ancora inventato il clacson, mi sa, per dire alle navi di muoversi. Però in effetti anche poi nel quarto la possibilità proprio che la telecamera si estende di inquadri bene tutto il gioco era tutto diverso. Ho capito! Non è che lo si possono togliere tutte le vele, no, sono io che devo fare tutto il giro. Possiamo partire? Vada! E come le spieghi in italiano? Fai 1000 metri. Metroid li porti? Ok, Metroid in realtà no, perché come avete visto sul mio canale YouTube, che l'ho portato una volta il 2, se non ricordo male, non fanno per me quei giochi. Sclero troppo, mi perdo. Per farmi fare lo slalom che mi piega il vento. Quindi lo eviterei perché non fa per me neanche Metroid. Subire danni. No, proprio dove ci sono più scogli, mannaggia te. Se non mi giri la telecamera preferisco. State calmi. Adesso spacco qualcosa. No, questa la vedo male. Questa la vedo male. Che cazzo fa sta nave? Oh, sto passando io! Cosa fa? Perché esiste sta nave? Perché è stata spawnata? Chi l'ha voluta? Fermiamoci, ammainate! È andata! Missione compiuta, è andata! Volevo attaccare per bene. Vai. Ci sarà divertirsi con le navi. E questo è solo l'inizio. Oh, cara Mandy, sei davvero incantevole, come sempre. Insomma. Dopo tutti questi anni fai vela fin qui a Vineyard per farmi dei complimenti. E si lamenta pure. Cercando David e Richard Clutterbuck. Anche per me è un piacere. Robert Faulkner, dove diavolo sei stato? Scusate se sono sparito così, amici, ma dovevo occuparmi di affari privati. State lavorando molto? No, siamo in attesa di imbarco. Ma ci servono uomini ai cannoni. Che ne dite di navigare ancora con me? Era ora di tornare a sparare un po'. Benone. L'Aquila è una grande nave. Stiamo armando proprio. Sembra che il tuo amico stia per prenderle. Dove? Charles Lee. Ma perché non si fa i cazzi non suoi? Non mi piace affatto il tuo tono, ragazzo. Io fossi in te non lo farei, Beetle. Bobby Faulkner fa la baglia ora? Bene, ti sei accorto che come marinaio fai schifo? Ehi, non voglio risse qua dentro, signori. Neanche fuori, se è per questo. Bobby, prendi i tuoi amici e vattene. Andiamo, amici. Siete già scappati tutti o il counter è impazzito? Proprio spariti tutti. Mi ricordo che abbiamo la song list, come al solito. Come è riportato nel titolo. Però mi sa che ve ne siete andati tutti. Piegate le mezze vele.
succede? Andiamo, stava succedendo. Il più vecchio è un templare. Chi era l'altro? Un templare? Il giovanotto è Nicholas Biddle. Nessuno. Un marinaio incapace, guardia marina della corona. Le armi sono pronte? Già, ma è meglio procedere con calma. Cerchiamo un bersaglio adatto e facciamo una prova. Abbiamo caricato pochi cannoni per iniziare, ma stai certo che c'è spazio per aggiungerne altri, se te ne servono. Rallentiamo a mezze vele! Ecco una fregata inglese in pessimo stato. Sembra perfetta per fare un po' di tiro al bersaglio. Portami a fermare! Siamo pronti? Ordina il fuoco! Via! Proprio con AV2 tra tutti i pulsanti. E ce l'ho 8 sempre. Preparatevi ragazzi! Fuoco! Non abbiamo ancora ricaricato! Ma poi dal lato delle rocce mi fa sparare, ma che problemi hanno? È fuoco! Scusa, posso muovermi? In attesa di un suo segnale, signore! No. Fermi! Fuoco! Fa diretto! Ricaricate quei cannoni! Andiamo a sparare! Sparare una bottata! Ma non sto capendo, ma sto facendo giusto! Pronti, signore! Non mi fa proprio navigare, non è che... No, neanche con LT mi fa fare qualcosa. Però si sente che sono tutti soddisfatti, quindi forse sto facendo giusto, però è stranissimo. Fuoco! Ah, sta di là! Ora mira dritto alla prua. Ma solo perché ho rotto la telecamera. Prepararsi a sparare! Fuoco! Ancora qualche secondo! Prova, ragazzo! Avvicinati e fai fuoco dritto sul bersaglio! Me lo dici dopo che ho caricato di avvicinarmi? Comunque mi avvicino. Vorrei avvicinarmi, ciccio, però non mi fai avvicinare. Prepararsi a sparare! Fuoco! Oh, ce l'abbiamo fatta. Vai a ruotare i cannoni. Mira bene. Colpisci quei vecchi barili e illumina il cielo. Fermo! Sparate! Voilà. Ascolta! Ascolta il fuoco! Non male davvero, capitano. Impari in fretta, tu. Se sono cose che mi interessano. Ah, direi che ti piace il mare aperto, eh? Faremo di te un vero lupo di mare. Ora però è meglio rientrare. Vecchio, ti staccherà la testa dietro a te. No! Perché ci spara contro? Andiamo! Abbiamo distrutto una loro nave. Abbiamo fatto la pace del re. Scegliene una. Salutatevi. Cosa facciamo? Non si resta che aprire il fuoco. Avvolgiamola! Guardate i cannoni, capitano! Al riparo! Aspettate! Fuoco! Piglialo mezza volta. Andiamoci! Subito! Date l'ordine! Riparo! Minchia, queste fanno pure schifo come navi, tra l'altro. Dai, passate in mezzo.
Vai! Spara o non mi spara? Dai che devo fare l'obiettivo. Vabbè, se sei stupida Siamo contro vento, capitano. Ho capito se... Ah ok, ci sei Marco, almeno tu. Ah, ma siete in quattro. Vi ricordo che potete fare casino con... Song, punto esclamativo song, se volete. Questa è forte invece. Salve. Sparate adesso. Guarda, ci viene addosso! Ma non è vero, l'ho demolita fortissima. Ma dai, sono stato bravo, perché mi deve penalizzare? Non c'è dubbio. Male come prima, vero? Ora torniamo indietro. Vecchio mi farà a pezzi. Vi ricordo il comando... punto esclamativo song per fare un po' di casino. Sì. Tutte. Procurami ciò che mi serve e le darò a te. Facile. Hai una nave. Potresti trovare tutto, poi. Chi è quell'uomo? Lui? Un pazzo che blattera di alcune lettere ricevute dal capitano Kit. Tutte sciocchezze, ma è un bravo uomo e lo lascio in pace. Parlaci pure se vuoi, ma ti rintronerà a furia di chiacchiere. Comunque, l'Aquila è qui per te. Se ti venisse voglia di salpare, ci trovi qui. Adesso ti imploro. Star Wars no, perché devo approcciarmi con la saga ancora e mi interessa approcciarmi. Però non ho visto mezzo film, quindi non lo so. Settimane e neanche un saluto prima di partire. Provane un altro, Marco, non so. Beh, che stai aspettando? Ah, la indossiamo? Indossali. Ok. Voilà, a posto. Una roba che manco al tuo bacchetti. Molto tempo fa c'era una cerimonia per queste occasioni. Ma penso che nessuno di noi due tenga granché alla forma. Hai armi e abilità, bersagli e obiettivi. E ora sei uno dei nostri. Benvenuto nella confraternita. Oh, già finita. Da qui la copertina del gioco. Oh, di già.
Bentornato, Desmond. Sarai lieto di... Sono fatti veramente io, ti consiglio di portarli. Ma non ne dubito. Sì. Solo che non conosco mezzo film. Sono riuscito a trovare una fonte di energia. È abbastanza vicina. Ah! C'è anche un po' di gameplay fuori dall'Animus adesso. Beh, certo che non lo è. Però non possiamo star qui sperando nella buona sorte, giusto? Quella fonte di energia è indispensabile. E so che possiamo contare sulla tua furtività. Forse i Templari hanno accesso a un mucchio di satelliti e circuiti video. Ci serve un... Sì, mi fa sempre ridere che nelle live azzecco sempre i titoli di quello che succederà. Fare il furgone. Allora... Hitman, mi pare di averlo provato, il primissimo Hitman che hanno fatto, e non è stato granché. Mi sembra addirittura che il mio bersaglio non si era presentato e mi ha dato fallito la missione. È stato bellissimo. E i Mafia, non so, anche lì mi devo approcciare al genere. Poi non saprei neanche, poi non li conosco proprio, quindi. Più che altro ero curioso per Saints Row, che dovrebbe piacermi. Se lo sapessero. Quello sì. Però ci sono tanti giochi che ho sull'Epic Store e non solo, che trovate qua la game list. E quindi per quello che non ho... Ci siamo quasi, quindi... Non ho aggiunto altri titoli, perché ce ne sono veramente tanti, come avete visto. Quindi per quello... Poi è chiaro che ne posso mettere altri, però mi sembravano già abbastanza, che non ti bastano. Tanto è un assassino, cazzo di mia frega. Voilà. Che figo. Cosa, Sean? Vaffanculo. Esatto. È come essere Spider-Man da quassù. E ci buttiamo? No, eh. Sì, qua la telecamera storta di Assassin's Creed. Porca miseria che non va avanti. Equilibrio, perfetto. Oppete.
e via verso nuove avventure. Sì, sì, ci crediamo, molto umano questo salto. Un lato positivo, non ci sono guardie qui. Sì, ma anche uno negativo però. Al primo passo falso non sei passato, sei trapassato. Ha! Zitto, Sean. Veramente un corridoio sta parte di gioco, eh. Sempre dritto, sempre dritto. Eccola lì. Con un po' di fantasia la prende. Va bene, era lontanissima, instabile, ma lui la prende, va bene. Voilà. Ci sei quasi, Desmond. Una volta sei prima, quella gru dovresti essere abbastanza in alto da saltare. Dovrei? Bene, tranquillo. Beh, fossi te non lo sarei. Sono sicuro che aveva bevuto mentre faceva i calcoli. Sean! E dai, era una battuta. Forse. Anche perché poi mi sa che le saghe che mi hai proposto tu più o meno andranno bene come Assassin's Creed, quindi tanto vale. Salta quando sei pronto, al mio segnale apri il paracadute. Il tempismo è importante. Se lo apri, sì, dopo mancherà l'edificio. E si vola! Adesso, aprilo adesso! Ma poi perché non poteva saltare dritto? No, verso sinistra. Così. Non è stato così male. Ocio, ocio. Ecco. Tu devi essere Desmond. Non mi aspettavo questo. Ma temo che non vi restino molte altre opzioni ormai. Tu che sei? Chiedi a tuo padre. Ora dai qua. Non credo proprio. Senti, non sono qui per ucciderti. Eh sì, esatto. Mi è vietato di darti una lezione, quindi... se fossi in te io... Oh! Aia! Allora, chi diavolo è Daniel Cross? Che tu ci creda o no, un tempo era un assassino. Anzi, l'assassino per essere precisi. Ma venne fuori che era un agente infiltrato, mandato dall'Abstergo per spiarci e minare l'organizzazione. Come sapeva che tu eri lì? Forse ci controllano. Mi avranno beccato nella loro rete e avranno mandato... È una grafica così terribile secondo te? Sapessero già dove siamo... Perché non mi sembra tanto diversa quella di oggi, sinceramente. La vedo molto grigia per le prossime spedizioni. Ho messo delle telecamere lassù. Se arrivano, li vediamo. Ti suggerisco di scoprire dove va inserita la fonte di energia. O se vuoi, puoi tornare da Connor. Tutti i manufatti del mondo sono inutili senza la chiave. Adesso possiamo di nuovo farci un giro di chiacchierate. So che rischio di passare per stupida, ma ho la sensazione che qualcuno ci osservi. E in effetti è così. È Giunone. O una parte di lei. Solo la parte sinistra di Giunone ci sta guardando. O un fantasma. O
qualcos'altro. Parla con noi come Minerva parlava con Ezio? Non lo so. E chissà a cosa stavano lavorando qua giù. Ci sono tante di quelle stanze ancora chiuse. Ma tu credi che lei sia davvero qui? In attesa da qualche parte? Che sia viva? Ancora viva? È assurdo. Nel caso lei avrebbe almeno 75-80 mila anni. Erano molto forti, certo, ma non così tanto. Ah, illuminati, che figo. Era un modo per sopravvivere. E se l'avessero trovato? Come ti è sembrato, Cross? Che intendi? Beh, l'ha steso subito. Come gli è sembrato? Per te, ma gli è sembrato. Sai cosa è successo, credo. Per molto tempo è stato importante per noi. Era un'altra persona. Sean ha detto che era un loro agente, come Lucy. Ti sbagli. Lei ha scelto. Ma Cross, se leggi i file, l'abstergo gli ha fatto delle cose terribili. Rebecca. Sei fortunato. Come noi. Qualcuno almeno ci vuole bene. Si preoccupa di noi. Ma lui era solo e le persone di cui si fidava allora lo hanno usato. Lo conoscevi? No, ma conoscevo Anna. E chi era? E chi era? Ecco. Lei voleva aiutarlo, si fidava di lui. C'è stato un attacco circa un anno fa. Oh, blocco il percorso? Dietro a coprirci la fuga. Ha provato a convincerlo, ha provato a sistemare le cose. Cos'è accaduto? Direi che è perfetto. Che cosa credi che sia accaduto? L'ha uccisa. È questo che fa, è l'unica cosa che sa fare. A volte mi chiedo se anche per noi non sia lo stesso. Rebecca. Fa troppo ridere sto dialogo. Dai, continua, continua. Vorrei restare da sola ora. Dai, ti lascio camminare, dai. Andiamo dal popone. Figlio, ti devo delle scuse. Io non dovevo reagire così prima. Devi capire che non sono molto bravo con le parole. Anche se viviamo vite straordinarie. Quella ordinaria non mi dispiaceva. Non puoi negare chi sei, Desmond. Me ne sono accorto. Senti, è stupido continuare a litigare così. Lo so. Sono stato un pessimo padre. Scusami, mi dispiace. Ma adesso devi capire che le mie intenzioni erano buone. Sei mio figlio, ti voglio bene. Allora mi importava solo che non ti accadesse nulla di male, senza pensare alle conseguenze. Tregua. Volevo chiedertelo appena ti ho visto, ma la mamma non sarà... No, no, lei sta bene. Ma abbiamo deciso che era meglio separarci stavolta. Penso sempre al peggio. Beh, per ovvi motivi. Posso almeno salutarla? Mi spiace, è rischioso. Ma quando sarà finita? Non la vedremo mai. Già, quando sarà finita. Basta? Andiamo da lui. Ah. Noi abbiamo mai provato a fare pace con i Templari? Nel corso della storia ci sono stati momenti, non pochi in realtà, ma è impossibile. Ci sono differenze filosofiche insormontabili. Se arrivassimo a una pace, non sarebbe tregua, ma sottomissione. Ma sapendo che cosa accadrà, non avrebbe senso provare a parlare con Vidic? Per cercare un accordo, anche solo temporaneo. Se stessimo sempre a guardarci le spalle, non otterremmo nulla. Pensaci. Siamo più produttivi in guerra. Non abbiamo mai infiltrato qualcuno per colpirli come loro hanno fatto con Lucy o Cross. Certo, ma non è servito. Mandavamo persone o troppo deboli che venivano manipolate o troppo dure, incapaci di portare avanti la recita. È che mi sembra che vogliamo tutti la stessa cosa. Usiamo le stesse parole, ma sono soltanto parole. Alla fine conta solo la libertà. Noi la vogliamo, loro no. E quindi la nostra lotta non avrà mai fine. Almeno finché una fazione non verrà sconfitta.
credi? Molto interessante. Forse no. Aldair? Entrambi esistiamo in forme diverse fin da... Quindi i primi... Ma tre. Cose possono migliorare. Uno, due... Ed è già... no, Borderwood e sono i primi quattro, quindi. Mi hai cercato, papà. Dopo la mia fuga. Ogni giorno. Ma andiamo. Davvero. Ogni notte indagavo. Cercavo il tuo nome o pseudonimi vari. Speravo di trovarti. L'abstergo mi ha battuto sul tempo perché aveva più risorse di me. Ma ancora pochi giorni e ce l'avrei fatta. Beh, ora sono qui. È vero. Ne sono felice. Tu credi che Lucy provasse dei rimorsi? Credevo di conoscerla bene, ma è ovvio che non era così. Quindi non so proprio cosa risponderti. Sembrava così sincera, però. Come se davvero credesse nella causa. Già, la prima volta che l'ho visto ho pensato lo stesso di Cross. Continua a succedere ancora e ancora. Che cosa? Tutto. Tutto. Inizi a preoccuparmi, Desmond. No, sto bene. Davvero. Tranquillo. Bene, allora. Che ne dici di tornare subito nell'Animus? Dobbiamo trovare la chiave. Ora dovremmo tornare da Connor. Andiamo su, c'è molto da fare. Ma non mi rompe. Dove lo metto sto pezzo? Ho detto bene, Marco? Non si sa. Ah, eccolo là. E parte un monologo di nuovo. Se non potevamo reggere la forza del sole, forse potevamo imbrigliarla. Sapevamo già generare dei campi per proteggerci in battaglia. Un po' Star Wars sto pezzo. Ma erano dispositivi molto piccoli. Replicati in dimensioni proporzionate al mondo intero. Ci mancava l'energia. Metà pianeta, dissero allora. Sempre meglio che niente. Provammo. Fallimmo ancora. Un quarto, chiese. Ma non era possibile. Un sesto, un ottavo, un decimo almeno. Sì, ma non ti arrabbiare. Risposta era sempre la stessa. Forse si poteva salvare una città, ma non avevamo più tempo. Così chi se ne frega. Desmond ha la faccia proprio di lui. Ma che cazzo sta dicendo questo? Comunque ci siamo, eccola qua. Chissà che c'è dentro. Un Kinder sorpresa, che ci deve essere? È solo un modo per saperlo. Mm-hmm. Quindi abbiamo sbloccato un nuovo monologo? Pare di sì. Giusto? Sì. Cos'è? È uno strafatto. È immutabile. Esiste in se stesso in attesa di scoperta. O si può forse mutare? Questo primo la risposta. E credimi. Molto pienete del tesoro questa cosa qua. Furono usati per comandare. Presto scoprimo un altro uso.
Quando a molti schiavi era ordinato di credere, i pensieri prendevano forma. L'immaginazione diventava. 100 menti riunite potevano abbattere muri o creare alberi. E migliaia assieme. E 10.000. E di più. Potevamo unirci in un banco e annullare la minaccia. Decidemmo di mandarne uno in cielo per illuminarci tutti. Solo allora avrebbe pronunciato un'unica frase. Fatevi i cazzi vostri. Ah no, devi salvarci. In questo modo avremmo cambiato l'accordo. Avremmo salvato il mondo. Ma ciò non accadde. Ne lanciammo decine nel cielo, ma non si potevano più controllare. Ne potevamo dirigerne il flusso o servire il mondo. Né dire la frase. Che disdetta. Per quanto fosse assurdo e rischioso, poi provammo ancora di peggio. Voilà, a posto. C'è qualcos'altro? Tanto prima o dopo ce la dobbiamo beccare questo discorso, quindi tanto vale. Eccola che riparte. La prima idea è tornare indietro. Cambiare il passato. Ma non sapevamo farlo. E in avanti potevamo guardare avanti. E così provammo a guardare oltre noi stessi per conoscere il futuro. Prima cercavamo di scoprire se ci siamo. Ma la risposta era sempre la stessa. Così provammo altre strade. Ma lei insisteva. Colei che tu chiami Minerva. Che sembra essere la cattiva. Cominciò a parlare invece. Comunicava attraverso il tempo, sperando che tu ti salvassi. Nascondeva messaggi in luoghi nascosti, solo per te e per chi è qui dentro. Affascinante. Sono stufo. I messaggi criptici, le minacce. Si lamenta pure con le divinità, oh, è pazzesco. Cosa volete? Ma lo fanno. Vi abbiamo visto i giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo sembrare a loro. Immagina di spiegare tutto questo a un bambino piccolo, a una cavalletta. Quando dicevano che il volere degli dèi è inconoscibile, avevano ragione. Davvero. L'ho uccisa, sai. Ho ucciso Lucy. Ma lo sa. È stata la Mela adesso. Infatti. È stata Junon. Ho visto chi era. Cosa avrebbe fatto se fosse vissuta? Potevo fermarmi. Cioè, c'era una forza laggiù. Ma non ero obbligato. Io ho scelto. Desmond. Lucy aveva intenzione di tradirci e riportare la Mela all'Abstergo. Ho visto il lancio del satellite. Li ho visti accenderlo e poi... Interessante sta piega. Qualunque cosa ci sia oltre quella porta, avvantaggia Giunone. Dobbiamo stare attenti. Attentissimi. Dunque, do. Ecco, vogliamo stare attenti, infatti. Meno male che c'è dell'altro. Ma scusa, c'è il percorso di là. Salve, sta aspettando me, vero? Passi, vero Desmond? Dai, basta che ci vedi il profilo. Stai calmo. Qui. Sempre paura di perdermi qui, che poi non ne esco più. Tipo
adesso. Non esco più. Allora, dov'è l'uscita? Dove si esce da sto posto di merda? Non trovo più l'uscita. Non si può. Dove siamo? No, aspettalo! Forse è meglio che torni dietro! Sempre cretino, mi male, oh. Sì, l'hanno un po' migliorato nel gameplay, ma non troppo. Guardalo, perfetto. Questa è l'unica uscita, a quanto pare. Ah, oh, cool! E quindi lì è ancora inavvicinabile, pare. Vabbè. Parliamo con quell'altro scemo, detto anche Sean. Poi andiamo da Connor. Vai giù. Troppo giù. Non così tanto giù, però ci siamo. E potevo buttarmi prima, così respawnavo qua. Dica. Ah, Desmond, eccoti qui. Me lo fai un favore? No. Forse. Quando sarà finita, vorrei portare indietro l'orologio dell'Animus. Ma proprio indietro, eh? Al tempo della prima civilizzazione. Vuoi fare casino, eh? Credi che funzionerà? La qualità era molto buona quando sei entrato in Altair. Anche se erano passati soltanto 1000 anni, mentre io punto a tornare a 70.000 anni fa. Certo, conta su di me. Sono curioso di sapere com'era la vita allora. Quante belle idee buttate. Ammetto che impareremo molto. Quindi è così che è iniziata. Che stai combinando? Sto ripassando un po' la storia americana. Già, la storia. E si spezza il collo. La scuola. E cioè? Beh, intanto non è stata una vera rivoluzione, ma una guerra civile. Anche se non molto civile. Insomma, non era America contro Inghilterra, ma inglesi contro inglesi. E si capisce anche come è iniziata. Una guerra ne ha scatenata un'altra. Dici la guerra dei 7 anni? Esatto. Sembra che la corona avesse speso molto per fare guerra ai francesi. Così si coprì di debiti. Sperando che i coloni avrebbero condiviso quel peso, introdusse nuove tasse. Era una richiesta ragionevole, anche se il Parlamento, gestì molto male la faccenda. Beh, non è molto corretto tassare la gente per una guerra che non vuole. Cosa stai dicendo sul serio? Non hai visto George Washington con Edward Braddock? Era nel mezzo di quella guerra. Quindi la corona spese chissà quali somme di denaro per ottenere le terre per l'espansione dei coloni. E quando chiese loro aiuto... Ecco, proviamo a metterla così. Re Giorgio e i coloni escono insieme a cena, ci sei? E quando arriva il conto, Giorgio chiede loro di contribuire mettendo la loro parte. Giusto, no? E ricorda che ha già offerto loro la cena per almeno una decina d'anni. Ma i coloni, sostengono di aver ordinato solo un'insalata e un bicchiere d'acqua. Peccato che il tavolo sia pieno zeppo di avanzi di cibo e di bottiglie di vino vuote. E quando il re glielo fa notare, loro che cosa fanno? Oh, rovesciano il tavolo e lasciano di corsa al ristorante, meditando forse di tornare più tardi a bruciarlo. Hai dimenticato la parte in cui il re estrae la pistola e chiede ai coloni di pagare la cena per l'intero ristorante? Giusto, sì, giusto, certo. Se avesse estratto la pistola, e non sono sicuro che l'abbia fatto, sarebbe stato solo l'ennesimo tentativo di far pagare ai coloni la loro giusta quota. Ma come si fa a stabilire la giusta quota di qualcuno? A quanto pare con una guerra. Chissà quanti posti del genere esistono. Ce ne sono decine, in tutto il mondo. E nessuno prima di noi li ha mai scoperti. Non penso sia così. Eh? Quando ero all'Abstergo, Vidic parlava di nascondere le scoperte fatte dai non templari. Ho idea che l'abbiano fatto più volte. Sapranno un mucchio di cose. Ti penti di aver scelto noi? No. Penso invece al momento in cui sconfiggeremo quei bastardi e accederò ai loro archivi. Forse ho trovato un'altra fonte di energia. Dopo Desmond, sono nel mezzo di una cosa importante ora. È che ho da fare. Buona fortuna. Per forza. Questi sono tempi difficili. La già precaria alleanza fra la corona e i suoi sudditi vacilla. Ma dietro a entrambi ci sono i templari, intenti a tirare fili e muovere pedine. Sappiamo che ambiscono all'ordine, ma come agiscono qui? Chi li sostiene? Perché quali cospirazioni sono già in atto? Già cresciuto? Cosa che devo scoprire. Ma certo, perché solo conoscendo il nemico posso riuscire a fermarlo. Che cos'è? Uno Shenmue.
o dardo da corda, se preferisci. Uno dei molti progetti lasciati da Shao Yu per... Scusa. Dovremmo lavorarci su. Siamo già qui. Sì. Come vola il tempo? Tutto bene al villaggio? Per ora. Perché? Che è successo? Degli uomini sono venuti a scacciarci. Dicono che la terra è venduta e che la Confederazione è d'accordo. Abbiamo protestato, ma non ci danno retta. Dovete opporvi. Non possiamo opporci ai capi tribù, ma anche tu hai ragione. Non dobbiamo arrenderci così. Hai un nome? Sai chi è il responsabile? Si chiama William Johnson. Dov'è Johnson ora? A Boston, per il contratto di vendita. Vendita? Questo è un furto! Connor, sta attento. Sono uomini potenti. E cosa dovrei fare? Ho fatto una promessa al mio popolo. Se vuoi davvero salvare il villaggio, cerca Sam Adams a Boston. Lui potrà aiutarti. Poi la colonna. Quando la mia gente va in guerra, si pianta un'ascia in un palo per segnare l'inizio. Sì, ma perché a casa sua? Si torna vittorioso. Si recupera l'ascia. Esatto. Gamba di legno? E la Disney cosa ne pensa di questo personaggio? Dunque. Prima di tutto... Entra. Che cazzo vuoi? Connor, stavo pensando che il tempo in cui viviamo verrà studiato con attenzione dalle generazioni future, a prescindere da come finirà. Pertanto, mi sembra utile annotare le vicende della tenuta in una sorta di diario che racconti come vive la gente in questo delicato momento, per offrire un ritratto dettagliato. Cosa ne pensi? Quando avrò un momento lo farò. Molto bene. Cioè mai. Andiamo a prendere il teletrasporto, suppongo. Anche se c'è... Stai fermo con la mappa! Ok. Oppure potrei anche andare a piedi. Ah, però ci sono i viaggi rapidi. Allora, prima vado qua vicino che c'è un'altra missione, poi prendo il trasporto perché è lunga, se no... Kumale? Puoi aiutarmi? No. Come state? Tu cosa dici? Seduta. Cacciatori nei boschi. Volevo allontanarli. E questo è il risultato. Vieni. Devo dare un'occhiata al braccio. E che mi dici di quegli uomini? Possono aspettare. La ferita invece no. Ad arrivare alla casa. Sì. Mi ha colpito solo di striscio. Come ti chiami? Miriam. Vivi qui vicino? Non ce l'ho una casa io. Sono alla frontiera da quando ero bambina e vivo all'aperto. E devo aspettare il dialogo per leggermelo tutto, perché sennò io troppo presto. Una donna del Polonia. Niente affatto. A dire il vero, o questo... O il convento o il bordello. Preferisco l'aria aperta.
stai facendo? Un'azione sconsiderata. Sto i bastardi dalla mia posizione. Raggiungila e vedrai che riuscirai a trovarli anche tu. Usa il dardo da corda se vuoi. Ha un po' di pratica. Ciò che sono sempre due per accelerare ed è rotto. Quindi potevo anche andare a piedi, cioè senza gli alberi. Ecco, forse da lì mi faccio, riesco ad arrivare. Porca miseria. Bravo che mi hai capito. Vai così. No, ma che c'è un gen su? Figura. Tranquilli pure, tanto. Impiccato malissimo. Eccoci qua. Via! E adesso si ride, voilà! Che ci vuole? Addirittura. Ah, c'era l'arrampicarsi qui. Vabbè. Ma lui non ha nessun albero vicino. Come fa? Ma quindi lo posso fare anche da per terra, mi stai dicendo. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Ma non i lupi! Ah! T'ho preso prima io! Volevi! Ho fatto quello che potevo. Altri? Che si avvicinano? Ma che cazzo? Vogliamo fare casino? Dai! Oh, questi sono difficili! Voilà.
l'ultima. Perfetto, dai che ci capiamo. Ah, ok. Ehi, dove siete, amici? Sparare alle donne nella foresta è una pratica comune dalle tue parti. No, io... Piantala, vattene. Riferisci ai tuoi compari cosa è successo qui. Grazie, Achille. Sei la benvenuta qui. Perché quelli ti hanno attaccato? Sanno tutti che qui ci sono tante prede. Ho visto quegli uomini mentre venivo a chiedere il permesso di cacciare qui. E ho detto loro di fare lo stesso. Non ho alcun diritto su questa foresta. Puoi cacciare qui attorno se vuoi. Ma apprezzerei che scambiassi quello che hai in più con gli altri. Va bene. Accetto. Voilà. Tutta un'altra parte sono andato. No, vabbè, dai. Aspetta, ma viaggi rapidi. E allora viaggi rapidi. Non ho mai capito perché mi faceva spawnare al contrario sempre. Se arrivo qui perché magari voglio andare nel punto, non all'opposto. Ah, mi dà fastidio il cavallo. Faccio prima da qua. Era tutt'altra parte. Devo risalire? Ah, ma forse qui c'è una scorciatoia. Ah, qualcuno deve esserci per forza, eh?
Sale, buon uomo. A posto. Che ci vuole? Scena che sono buoni tutti, saliva un po' meno. Già. Perché mi fate una rintanza se poi non si può salire? Dai, vieci. No? Salve. Piglialo. Salve. A posto. Tutto ok, tutto ok. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, ci sei. È lì, è lì, è lì. Ecco così. Voilà. Fin dove? Cosa fa? Vai su. Ok. Calma. Io però non voglio pensare che dopo tutto sto casino è impossibile arrivarci. Però sembra di sì. Guarda che c'è una piuma. Vabbè, va. Facciamo questo, va. Se fosse una cosa più immediata, ma a quanto pare no. Oh, ma ci sono i viaggi rapidi. Pensavo non ci fossero. Ma basta.
Buon Dio! Salve. Muoviti. Stupirà tutti, che sto correndo con una mano sola. Eppure i comandi sono sempre gli stessi. Eccoci. Non basteranno, dobbiamo agire. E non parlo dell'ennesima lettera di vibrato protesta. Io comprendo la vostra frustrazione, ma di certo capirete la mia riluttanza a scatenare una rivolta. Ah, Connor, che piacere. Cosa ti porta a Boston? Te. Potete scusarci, amici. Grazie. Quella conversazione si era fatta spiacevole. Ora, che posso fare per te? Speravo potessi aiutarmi a trovare William Jones. Ma certo, sto andando a una riunione con degli uomini che potranno aiutarmi. Perché non viene qui? È bello vedere che finalmente la gente si batte contro l'ingiustizia. Detto da un uomo che ha una schiava. Chi? Sarri? Tengo fede ai miei principi, amico. Non è una schiava, è una donna libera. Almeno sulla carta. Le abitudini sono dure, amore. È una tragedia che, nonostante il progresso, tolleriamo una tale barbarie. Potete sempre opporvi. Dobbiamo prima difendere i nostri diritti. Quando sarà finita, avremo il lusso di occuparci di altre questioni. Parli come se viveste nelle stesse condizioni degli schiavi. Non è così. Dillo al mio vicino, che è costretto a ospitare le truppe inglesi. O al mio amico, la cui bottega è stata chiusa perché dispiaceva la... Già fatto. Ehi, è casa mia, non mi importa quello che dite voi esattori. Se quei ladri del Parlamento la vogliono, che si facciano una nuotata e vengano a prendersela. Non intendo discutere. Aprite subito la porta o i miei uomini la batteranno. Oh! Ora basta, noi entriamo. Ah! Oh! Credo che questa sia una prova sufficiente. Tu prosegui. Ci incontreremo a destinazione. Si è fatta che il governatore ne mandi altri. Come state? Sto bene. Non è la prima volta. Tenuto conto delle armi che sfoggiano, combattono come bambini. Grazie, amico. Vi offrirei una birra, ma ho un appuntamento altrove. No, così mi si alza la notorietà. No, non ci casco, passo dopo.
credono, è di fregarmi così, ma tanto non alzo la notorietà. Ah. Ok, passo da sopra. Che palle però che siete. Scendo. A posto. Connor, vorrei presentarti alcuni carissimi amici. Il proprietario di questo posticino, William Molyneux, è il gestore chef del suo nuovo locale. Stefan Shaw. Onore, io abbiamo appena avuto un diverbio con alcune giubbe rosse proprio sotto casa mia. Gli esattori oramai sono sempre più spavaldi. Bisognerebbe fare qualcosa, Samuel. Dai che nasce la rivoluzione. Un segnale forte. Qualcosa che dica alla gente che siamo con lei. Il porto è un posto caldo. È pieno di manifestanti che picchettano gli ultimi carichi di tè inglese. Gli occhi dell'intera città sono puntati lì. Non privare mai un bostoniano del suo tè. William Johnson contrabbanda il tè delle navi. Uno dei suoi è venuto a vendermi questa. Offerta che ho rifiutato. Ma viene da quelle navi. Guardate il timbro. Lo fa pagare una fortuna. Diventerà ricco grazie a tutti i compratori che ha. Adesso dov'è? Non l'ho mai visto. Posso sapere perché lo cerchi, Connor? Vuole acquistare la terra su cui sorge il mio villaggio. Contro il volere del mio popolo. Senza dubbio finanzierà quell'acquisto con il guadagno ricavato dal contrabbando. La nuova tassa introdotta su te favorisce il contrabbando. Scommetto che a tassarci sono gli stessi che vendono il tè. Dobbiamo cercare di approfittarne. E forse ho un'idea. Connor, torna al molo. E di a Paul Revere che ho un piano. Se hai bisogno di noi, torna qui. Scusate. E state, tuo amico. Ok, adesso possiamo farci notare. Però qua c'è anche, ci sono anche più guardie del dovuto, eh. Molte più guardie del dovuto. Vabbè. Si va in scena. Guarda con che rabbia combatte nel cuore. Porca miseria. Non è, no. Volevi. Minchia, ti apro le vene, cazzo. Ridendo e scherzando ce l'abbiamo fatta. Ovviamente sono a livello 2. Ma adesso lo posso essere. Quanta roba! Io dico. Così non può. Non può. No, cazzo. Le vostre argomentazioni non sono convincenti. Minchia, non c'ho un soldo bucato. Vabbè, tanto vale. Adam, per cortesia, non dove ci sono le guardie. E sarai stronzo. E va bene. Niente.
niente. Non c'è collaborazione, vieni qua. Ma quello non ha più la scatola. Allora, mi volete rompere le palle? Vieni qua. Notorietà 3, lo sapevo. Oh, shitty. Lo sapevo che sarebbe successo. No, il fenomeno, no, però. Non c'ho un cazzo, non c'ho. Che palle. Tanto adesso mi vedono a vista, ma io non... Cioè, mi attaccano a vista. Il problema è che io non ho soldi per diminuire sto valore, il che può essere un problema. Ma che cazzo fai? Arrampicati sugli alberi. Cretino d'un cretino. Caricati. Caricati. Guarda, già sono pronti, quelli là. Non mi hanno visto, ma già sanno che sto per arrivare. Sono un po' inguaiato in questo momento, guarda. Non so se... Però ci deve essere un equilibrio in queste cose. Non mi possono affidare una missione se non c'ho soldi, però... Non so se aspetta che io sia anonimo oppure mi... Cancella tutto. Ok. Ho bisogno di stare tranquillo. Basta, mi sono nascosto. Ok. Qual è la missione? Ok, mi introduce mi da fuoco così barili e poi la sparo per il suo carico di contrabbando. Tanto non c'ho munizione. E niente. Va bene, va bene, va bene, ci sono. A posto? Grazie. I barili. Va bene. To. To. Ancora, ancora. Thank you.
Non me li contavi i barili, va bene, gioco, hai ragione tu. Dovrei usare solo magari gli spari sui barili e basta. Però non c'ho proiettili, quindi anche volendo. Abbassi la notorietà, vero? E quando mai? Ah, giochiamo. Tornate qui, ancora? Wow, vai, 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 polizia, vai, 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 guarda che roba, guarda che roba. C'è, scusa, eh. Ma che gusto c'è a rompere i coglioni? Non ci scapperai. Fermatelo. Oh. Ma no, 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 no. No. Ecco, a posto. Qua c'è un manifesto. Va, forse così vivo meglio. Sei pronto per la sepoltura? No, no, no. Fammi entrare. Perfetto. Stefan, che succede? Dov'è Sam Adams? Che importa? Mi hanno rapinato! Ah, il
vont me payer, ce scélérat de merde. Dove state andando? A riprendermi ciò che mi appartiene. Cosa, come? Non riuscivo a fare niente di tutto questo. Hanno proprio altri tempi. Sta qua. Voilà. Salve. Questo è lungo da fare. Bravo! Ah, a posto. Il m'oblige a fuir mon pays. Le voici qui veut s'approprier ma nouvelle demeure. Almeno questo. Due su tre, dai. C'è un modo per combattere le ingiustizie, ma non è questo. Distrutto, stupido bastardo. E immagino che vuoi che dica a Johnson che il suo tè ha preso fuoco da solo. Idiozie. Un responsabile deve esserci e tu devi scoprire chi è. E se non ci riesci, ti sgozzo e mi cerco qualcuno più furbo di te. Cosa facciamo? Apriamo un varco.
diavolo sei? Era così difficile. Perché? Non hai il diritto di derubare la gente, neanche se lo dice il Parlamento. Il Parlamento inglese? Io lavoro per William Johnson. Johnson? Finitelo pure, in fretta. Pietà! Aia. La gente sembra darvi ascolto. E le cose che vi hanno rubato? Mi ascoltava solo perché gridavo la verità a gran voce. Che vale mille volte il contenuto del mio armadio. Gli inglesi si tengano pure tutto. Avete agito bene. Vi avevo detto che vi avrei offerto una birra. Invece vi offro la mia alleanza. Per quel che vale. Il vostro aiuto è prezioso. Grazie. Ora devo trovare Sam Adams. L'ho già visto. Siete uscito di testa? Credo che vogliono rispedire indietro le tenne. Tutto è carico. Già. Oh, il Tea Party, che bello sto pezzo. E ora che succede? Aspettiamo il segnale. Che segnale? Questa riunione non può più fare niente per salvare il paese. Eccolo. Buonasera, amici. Vogliamo andare? No. Che succede? Oggi sono passato da una follia all'altra e sono rimasto a mani vuote. Prima di proseguire, vorrei conoscere esattamente le vostre intenzioni. Ma certo. Intanto, ora andremo a casa di Nathaniel Bradley a prendere il resto del nostro gruppo. Poi si va al molo di Griffin, dove saliremo sulle navi e getteremo il tè. Semplice, no? Semplice? Mi pare un po' riduttivo. Ah, Connor. Questa sera saremo noi. I figli della libertà vogliono mandare un messaggio all'Inghilterra. E tu priverai William Johnson del suo guadagno. Riuscirai a salvare il tuo villaggio. Mi è venuta un'idea. Perché non ci fai strada? Così resteremo fuori da eventuali guai. Ho ragione? Accidenti, altre guardie. Dobbiamo volgere l'ira della folla a nostro vantaggio. Una parola con no e ci penso io. È un po' di casino, mi sa che non sono molto stealth, a meno che tiri fino a lì. Benissimo. Salta, 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 salta. Non salta, non salta, non salta.
un'informazione. Vorrei buttarvi via tutto il tè. Mi spiace? 9, oh. E si parte! Ma scusate. Ma... Ah, ecco. Stai calmo. Stai fermo lì. Qua. Salve. Sono sulla vostra nave. Non dovrebbe essere un problema per voi, no? È una così bella nave. E uno vuole fare il gentile. Niente, è subito aggressivo sulla traccia. No! Sopra il culo, sti fucili di merda. A posto. Vi ricordo che c'è il punto esclamativo song list per fare un po' di casino, per chi c'è. Soldati! Dobbiamo tenerli lontani mentre gettiamo te in acqua. Ti aiuterò. Sono i vostri uomini. Ma non ho il fucile. Vabbè. Ma no, volevo buttarti in acqua. Fatemi sparare. Voilà, voilà, voilà. Lo so che voglio rimanere in zona anch'io, ma... Ok. No! È un guerriero. A posto. Vale, no? Salve. Mi cercavate?
detto che andiamo tutti come delle pere cotte. No! No, fammi andare, fammi salire. Anche Paolo Ira sta muovendo malissimo. Oh, e fammi salire. Aspetta che c'ha bisogno di me, c'ha bisogno di me. Dai, ancora una devo buttarne, dai. Oh, grazie. Una ti chiedo, una. Oh. E adesso sono tutto tuo. Guarda. Ce l'abbiamo fatta. Colori. Connor, vi abbiamo lasciato l'ultima. Meglio andarsene di qui, no? Ok. Finita la sequenza? Sì. Posto? Bene. Vi ringrazio per essere rimasti e ciao da Mr. Watti.